Il Consiglio regionale del Piemonte ha celebrato a Palazzo Lascaris i 150 anni della Croce Rossa italiana, un viaggio ideale tra le attività dell'organizzazione umanitaria più grande al mondo. Testimoniamo noi come istituzione regionale la vicinanza nei confronti di questa straordinaria organizzazione. Quando vediamo il simbolo della Croce Rossa, vediamo il segno della comunità. In un momento in cui il paese versa in una straordinaria difficoltà, dobbiamo diventare comunità e noi siamo vicino a loro come loro sono vicini alle istituzioni. L'occasione dei 150 anni devono servirci da un lato proprio per recuperare memoria e verificare, monitorare quello che è stato fatto in tanti anni di attività, ma anche per confrontarci con una realtà attuale, esistente oggi appunto, e capire se il sodalizio nel suo insieme a livello regionale, ma nazionale e anche internazionale, come sappiamo la Croce Rossa ha questo tipo di prerogativa, ecco, se siamo adeguati alle esigenze attuali, che sono forti, impellenti, fortemente mutevoli. Anche la crisi attuale che stiamo vivendo comporta nuove necessità da parte di persone che riescono sempre con maggiore difficoltà a condurre l'esistenza. Noi tutti i giorni abbiamo delle code di persone che vengono a chiedere. Il nuovo povero, che prima era una persona magari benestante, che ha perso il lavoro, la famiglia inizia a avere dei problemi, eccetera. Quindi noi stiamo aiutando i nostri attuali feriti, che sono i feriti all'interno nel loro, non feriti fisicamente, ma feriti delle volte nell'orgoglio, e certa gente viene anche a chiedere e ha paura di chiedere. Attrezzature, dimostrazioni e una mostra fotografica hanno animato il cortile di Palazzo Lascaris per raccontare le varie attività svolte oggi dalla Croce Rossa. Signore, signore, mi sente? Se mi sente mi stringa la mano. Aiuto, c'è una persona incosciente. Chiamiamo il 118. 1, 2, 3, 4, 5, l'educazione al primo soccorso dovrebbe essere parte dell'educazione civica, cioè il sapersi comportare in caso di situazioni di incidente, di infortunio in tutti gli ambiti, perché questo avviene nelle comunità, come le comunità scolastiche, ma avviene nello sport, nel tempo libero, nelle vacanze, al mare, in montagna, nei viaggi. Quindi se uno incominciasse da piccolo ad imparare le manovre salvavita, che vengono proprio chiamati gesti che salvano una vita, sarebbe meglio. Il cittadino che fa da ponte fra l'arrivo di un defibrillatore e diciamo l'avvenuto incidente diventa fondamentale il cittadino, altrimenti diventa troppo tardi per salvare una vita. Il defibrillatore sta facendo l'analisi. Di a me, di a voi, di a tutti, nessuno tocchi l'infortunato. Dove non c'è medico. Abbiamo la peculiarità in quanto giovani di fare tutta una serie di attività rivolte ai giovani, perché si è visto che i giovani riescono ad apprendere e a ricevere meglio tutta una serie di informazioni se darle è qualcuno più vicino a loro come età. E quindi abbiamo studiato, ma è da anni che Croce Rossa in realtà lo fa, tutta una serie di attività per prevenire i comportamenti a rischio. Quindi di cosa parliamo? Della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, della sicurezza stradale, di una educazione alimentare corretta e anche una promozione della donazione volontaria del sangue come mezzo sia per essere utili agli altri, sia come modo per tenere sotto controllo il proprio stato di salute, quindi un doppio beneficio verso gli altri e verso noi stessi. Anche nelle discoteche si fa soprattutto prevenzione degli incidenti stradali, ma anche prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, perché quelli sono luoghi di incontro di giovani e dove si può fare attività proprio con loro. Come è articolata l'attività internazionale della Croce Rossa? La Croce Rossa opera a livello internazionale sotto il coordinamento della Federazione Internazionale, che raccoglie tutte le società nazionali presenti nei vari paesi del mondo di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e questo è un primo filone, diciamo, riconducibile essenzialmente all'attività di risposta alle emergenze e alle catastrofi. L'altro filone di attività più prettamente internazionale è quello sotto l'egida, dal coordinamento del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che opera attraverso piani programmati che sono volti alla
prima risposta, quindi ai bisogni primari e poi successivamente alla ricostruzione, quindi consentire alle popolazioni colpite a ritornare verso la normalità. Come si diventa infermiera volontaria? I requisiti sono la cittadinanza italiana, avere un'età compresa fra i 18 e i 55 anni ed essere in possesso di un diploma di scuola media superiore. Dopodiché si inizia questo percorso che dura circa 2 anni e c'è un'alternanza di lezioni teoriche e lezioni pratiche presso gli ospedali. E durante questo percorso si impara a diventare parte di questo corpo ausiliario delle Forze Armate, che è il corpo delle infermiere volontarie, e si inizieranno tutta una serie di servizi che vanno dallo stadio al poligono, al teatro. I 150 anni della Croce Rossa Italiana sono stati ricordati in una mostra e con un ciclo di conferenze alla Biblioteca della Regione Piemonte. La logica della raccolta, quella che ci ha un po' permesso di raccogliere degli oggetti, era quello appunto di fare un po' memoria di quello che abbiamo, di quella che è stata la nostra storia. In questa storia abbiamo alcuni elementi che sono anche interessanti e simpatici. Direi quello forse più caratteristico sono i registri dove noi leggiamo la storia di tutti i nostri iscritti e nella fattispecie quello che riguarda la parte militare, i nostri arruolati che hanno contribuito, diciamo, alla gestione dell'emergenza della storia del paese. E tra i nostri arruolati, che sono riportati nel registro che abbiamo qua esposto, ricordiamo il Palmiro Togliatti, che nel corso della Prima Guerra Mondiale era arruolato nel Corpo Militare della Croce Rossa e ha fatto così il suo servizio di leva. Poi abbiamo oggetti che hanno fatto proprio la storia, dal casco coloniale delle campagne d'Africa alla giubba blu precedente alla Prima Guerra Mondiale, agli oggetti legati sia alla gestione delle emergenze, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, che nel periodo delle due guerre, quando comunque il Comitato Provinciale di Torino era attivo e aveva la sua struttura di sostegno alle emergenze. Croce Rossine sin da giovanissime, sorella Cibrario e sorella Braida sono la testimonianza di tutte quelle donne che dedicano gran parte della vita al servizio degli altri. Sorella Cibrario è entrata in Croce Rossa all'inizio della Seconda Guerra Mondiale sulle navi ospedale. Era il 9 giugno 1940, quando queste 9 sorelle, tutte di Torino, ci hanno portato sulla nave Gradisca. Alle 5 avevamo l'ordine di essere tutte sul ponte, inquadrate, a sentire il discorso del capo del governo. E allora abbiamo sentito il discorso, ha detto che eravamo in guerra qui e là, e ha finito il discorso con queste parole: italiani in piedi. Avevamo un'attrezzatura magnifica, un'attrezzatura perfetta dal lato medico, dal lato chirurgico, ed era una soddisfazione poter curare questi qua, ecco. L'8 settembre è una cosa drammatica, veramente drammatica. Abbiamo raccolto tutto un gruppo di naufraghi nel Golfo di Gaeta. Vedendo su, passando dal Golfo di Gaeta, c'era un aereo
tedesco che era affondato e questi naufraghi che stavano morendo nella nafta lì dal golfo. Noi eravamo tutti strapieni, era la nostra nave, però il comandante ha detto li dobbiamo prendere. Giovanissimi, giovanissimi, biondini, non so se erano volontari, una pena tremenda. E lì parlavano armistizio, armistizio, e questi qua, mi ricordo che mi hanno detto armistizio, forse per voi, ma per noi mai. Dopo la guerra, l'attività della Croce Rossa si è rivolta a molti altri settori della vita sociale. Sorella Braida, memoria storica delle infermiere volontarie piemontesi, racconta ad esempio l'attività di assistenza sanitaria svolta durante le partite di calcio. Era la vera emergenza. 3 volte alla settimana la Juve e il Torino giocavano la Coppa UEFA, la Coppa Campioni, la Coppa Italia e le partite di campionato. E in qualunque clima, in qualunque orario, serale e diurno, succedevano, specialmente in certe partite a rischio, dei gran tafferugli, per cui occorreva che 10 crocerossine fossero dislocate tra gli ambulatori e le ambulanze, più le squadre dei volontari, le ambulanze di rianimazione. E coordinare 3 volte alla settimana 70 persone era un compito che toccava a me e anche naturalmente agli altri coordinatori, ed è stato piuttosto complicato, anche se molto divertente.